ragazze, in questo video voglio farvi vedere i prodotti che ho ricevuto nel mese di febbraio o perlomeno quelli che ancora non vi avevo mostrato. Questa è una tipologia di video nuova che voglio introdurre nel mio canale. Ogni mese ci sarà appunto questo video, i pacchi del mese di febbraio, i pacchi del mese di marzo, però penso di chiamarlo i pacchi del mese. Farò vedere quello che ho ricevuto. Ovviamente sono tutte cose già spacchettate, anche perché tante volte quando arrivano i pacchi, mi consegno i pacchi, sono talmente tanto curiosa che non riesco a resistere ad aspettare, ad accumulare i pacchi per poi fare il video spacchettamento come ho fatto fino a poco tempo fa. E poi anche perché molte volte i pacchi mi arrivano non tutti insieme, non tutti nello stesso periodo, magari a scaglioni dopo diversi giorni, oppure addirittura dopo diverse settimane, e quindi ho pochi prodotti da mostrarvi in un video, oppure sto aspettando qualcos'altro e passa troppo tempo. Quindi ho voluto provare a fare questa tipologia di video un po' diversa. Insomma, fatemi sapere con un like e con un commento qua sotto se questa idea vi può piacere. Ho diverse categorie, in realtà non soltanto prodotti beauty, di skincare, ma anche dei vestiti, proprio perché voglio farvi vedere tutte le cose del mese che ho ricevuto. Quindi partiamo da Mr. Wonderful. Da Mr. Wonderful per San Valentino ho ricevuto questo album dei ricordi. Ricordi che sono solo nostri, è davvero fatto molto bene, adoro le cose di Mr. Wonderful, sapete quanto adoro, quanto mi piacciono le cose di cartoleria, e questo album è fatto davvero bene. In sostanza si tratta di un album fotografico dove applicare tutte le vostre fotografie, le vostre foto ricordo, ed è bello perché ogni pagina è diversa, ha una fantasia diversa, colori diversi, tutti sul tono dei colori pastello, però comunque con fantasie diverse, tinte unite, forme geometriche, insomma ce ne sono davvero di tantissime. E poi inoltre all'inizio dell'album ci sono anche parecchi stickers, io adoro gli stickers, li uso tantissimo sulle agende, anche questi sono molto belli, ce ne sono davvero tanti, adoro, quindi sono stata contenta di trovarli all'interno di questo album, che ancora non ho iniziato in realtà a utilizzare, ancora non ho messo le foto, voglio inserire le foto più belle, quindi dovrò farne stampare ancora qualcheduna prima di andare a riempirlo per bene. E questa è stata una delle tante proposte di Mr. Wonderful per San Valentino. Credo che potete però trovarlo tranquillamente ancora sul loro sito. Poi sempre per San Valentino mi hanno mandato questa candela con la scritta sei la coincidenza più fortunata che mi sia mai capitata. Anche qua ci sono diversi font utilizzati. Il profumo è molto fresco, è un profumo fiorito, un sa di fiori secondo me, non c'è scritto la profumazione in realtà, però secondo me sì, è un profumo decisamente fiorito, bello fresco, non si sente tantissimo, ho già provato ad accenderla, ce l'ho già accesa, si sente, ma è comunque un profumo che resta delicato nella casa. E poi mi piace molto la confezione, insomma, il bicchierino esterno. Mr. Wonderful fa sempre delle cose molto carine. Da MAC invece ho ricevuto questa maschera al carbone infuso, che ho provato per la prima volta insieme a voi in un video test, vi lascio il link qua sopra nelle schede. La utilizzo una volta a settimana, la tengo in posa per 5-10 minuti, poi vado a risciacquare con acqua tiepida. È una maschera che va a pulire i pori dall'interno, va a purificare un sacco la pelle, per me che ho la pelle misto grassa e che tende a lucidarsi, specialmente nella zona T, quindi ho sempre bisogno di utilizzare maschere al carbone che vanno insomma a purificare la mia pelle, e questa, con questa mi ci trovo davvero bene. Sempre da MAC ho ricevuto questa cipria in polvere libera realizzata in collaborazione con Patrick Star. Di questa collezione ci sono anche altri prodotti che sono disponibili soltanto per edizione limitata, soltanto per il mese di febbraio. Mi piace tantissimo, innanzitutto il pack è davvero troppo bello, mi piace che la base sia opaca, adoro tantissimo il logo tutto glitterato tipo oleografo, scritto oleografa, e poi il tappo invece è tipo effetto specchio, è una cipria in polvere libera, la classica state powder, è tantissima, c'è un sacco di prodotto all'interno, mi durerà un sacco. Lui, Patrick Star, la utilizza tantissimo per fare baking, io baking non lo faccio, quindi mi durerà davvero un'infinità di tempo, la adoro perché fissa il trucco per tutto il giorno, da quando la utilizzo praticamente mi sono accorta davvero che il mio trucco dura tutto il giorno, non posso più farne a meno. E la cipria
ha un colore pescato, però poi in realtà sul viso non ha assolutamente colorazione. Inoltre mi piace perché non va nelle pieghette, non si vede sul viso, è davvero super vellutata, lascia la pelle tipo effetto porcellana, davvero la adoro. Se vi capita, fate un salto da MAC, provatela perché merita un sacco. Da Darfin invece ho ricevuto questo contorno occhi illuminante. Mi piace perché innanzitutto l'applicatore così è fantastico, non avevo mai provato nessun contorno occhi con l'applicatore fatto in questo modo, tipo ferro da stirbo, non so come chiamarlo. È davvero fantastico applicare il contorno occhi con questo applicatore, praticamente non utilizzo più le dita, ma vado a picchiettare l'applicatore nella zona del contorno occhi, e la sensazione è super piacevole perché questo applicatore è talmente fresco che quindi la mattina quando andate ad appoggiarlo avete anche una sensazione di che vada tipo a sgonfiare le vostre occhiaie, insomma vada a rilassare il contorno occhi. E inoltre questo prodotto è colorato, quindi non solo va a illuminare la zona del contorno occhi, ma va anche a coprire un po' le occhiaie se ci sono. E mi piace proprio perché è colorato, quindi un po' va già a camuffare le occhiaie, e poi l'applicatore è troppo bello, io lo adoro. Da Estée Lauder invece ho ricevuto questo balsamo, che in realtà assomiglia tantissimo, la funzione è la stessa del Clinique, il Take the Day Off di Clinique. Praticamente di cosa si tratta? Innanzitutto anche qua c'è un sacco di prodotto, ci sono, vediamo se c'è scritto, 70 ml di prodotto, quindi anche questo mi durerà un'infinità di tempo. Il pack, la confezione la trovo davvero molto elegante, con il tappo dorato. E poi anche qua la base opaca. E si tratta appunto di un balsamo. È proprio un balsamo che va a rimuovere il trucco. Volendo si può utilizzare sia per rimuovere il make up, oppure si può utilizzare soltanto per andare a pulire maggiormente la pelle più in profondità. Mi è capitato di utilizzarlo sia per struccare, e funziona bene, ma anche di applicarlo per essermi struccata. Prendo giusto una noce di prodotto, pochissimo prodotto, lo vado ad applicare sul viso, prima a pelle completamente asciutta, infatti è super oleoso sul viso, poi bagno leggermente le mani e vado a massaggiare il prodotto e diventa latte detergente. Mi piace, adoro quello di Clinique, e anche questo mi è piaciuto davvero molto per quel poco che perlomeno sono riuscita ad utilizzarlo. Mi piace proprio perché mi dà la sensazione di andare a pulire ancora più in profondità la pelle. Fantastico, davvero questo lo utilizzo soltanto la sera, ovviamente prima di andare a letto, o per struccarmi pure come trattamento finale prima di andare a dormire. Da Pixi invece ho ricevuto questo bellissimo cofanetto. Questo forse l'ho ricevuto l'ultima settimana di gennaio, però ancora non ve l'avevo fatto vedere. È davvero molto molto bello. C'è addirittura il lucchetto per aprire questo scrigno, e quindi andiamo ad aprirlo, voilà, e guardate un po' che meraviglia, si apre a libro in questo modo. Non sto a leggervi tutto, comunque da una parte abbiamo due prodotti di skincare. Questi me li avete visti utilizzare nella morning routine, se ancora non l'avete vista vi lascio il link diretto qua nelle schede. Abbiamo il siero, questo qui, a base acquosa. Sono entrambi prodotti al profumo di rosa, come potete vedere. Questo mi piace perché va a illuminare un sacco il viso, e lo utilizzo tutte le mattine dopo aver messo il tonico. E poi c'è questa, che in realtà è un 3 in 1, perché si può utilizzare come crema nutriente, oppure come maschera, quindi tenerla in posa per 5 minuti, altrimenti funziona anche come primer prima di applicare il trucco. Mi ci trovo molto bene anche con questa, infatti come potete vedere dal tubetto l'ho utilizzata, ne ho già utilizzata parecchia. Questa io in realtà la utilizzo più come crema nutriente, non l'ho mai provata come maschera, però l'ho già provata anche come primer, perché mi è capitato di mettere le creme e poi subito dopo dovermi truccare, e devo dire che mi piace. Mentre dall'altra parte ci sono questi 5 rossetti liquidi sui toni del rosa, del nude, del color malva. Mi piacciono tutti molto, sono rossetti liquidi opachi, però la loro consistenza è comunque bella, bella cremosa, si applicano bene anche grazie all'applicatore. Oggi indosso questo, uno dei colori più scuri. Preferisco i colori più scuri rispetto a quelli più chiari, però poi in generale mi piacciono tutti. Non durano tanto, durano circa un paio d'ore, e poi ho notato che si crea all'interno delle labbra la riga bianca dopo un po', però con un semplice ripasso poi il tutto si toglie, si rimuove. L'applicatore è fatto così, tipo a
Mi viene da dire cuoricino, però in realtà no, tipo a foglia, non so se riuscite a vedere con il buchino all'interno. Infatti questo applicatore permette di andare ad applicare il prodotto per bene in tutti i punti della bocca, anche ai laterali. Mi piacciono perché sono confortevoli, non danno fastidio sulle labbra, non si sentono, non vanno a seccarle troppo. Quindi approvati, a me piacciono, preferisco le colorazioni più scure. Però sono belli davvero tutti e poi questo cofanetto è troppo bello, infatti non lo butterò, lo terrò qui nella mia stanza. E poi, sempre da Pixi, ho ricevuto quest'altro cofanetto, anche questo è davvero bello, oro rosa con il fiocchettino. Andiamo ad aprire e guardate un po' cosa c'è all'interno. E voilà! Ecco qua, c'è il tonico, il mio tonico preferito in assoluto, il Glow Tonic. È fantastico, di questo me ne avevo già parlato nei preferiti del 2017, vi lascio il link qui nelle schede. È davvero top, cioè adoro questo tonico. E questo è il formato gigante perché ci sono all'interno 500 ml di prodotto, ebbene sì, mi durerà un sacco di tempo. E poi è personalizzato perché hanno scritto il mio nome Giada qui sulla confezione, e davvero cosa voglio di più? Ho il mio tonico preferito personalizzato, e inoltre, visto che questo è in formato gigante, c'è anche l'erogatore più pratico se si vuole utilizzare in questo modo. Devo davvero ringraziare Pixi perché sono stata un sacco contenta di ricevere questi due cofanetti. Tra l'altro, ho scoperto, grazie a voi, che adesso potete trovare alcuni prodotti Pixi. Io perlomeno ho visto questo tonico da Sephora, finalmente questo brand sta arrivando, cioè è arrivato anche in Italia. Il tonico sono sicura che lo potete trovare perché l'ho proprio visto da Sephora, gli altri prodotti invece non lo so. E per chiudere passo a due capi che mi sono arrivati da Shein. Ho scelto questa blusa molto raffinata, molto elegante, rosa, c'era anche forse di un altro colore se non ricordo male. L'ho presa in taglia S, tutta così è trasparente, quindi questa sta bene o con un reggiseno nude e dei jeans, cioè io me la immagino con dei jeans a vita alta bianchi e sotto appunto un reggiseno, una fascia, un qualcosa sui toni del nude, oppure anche con una canottiera sui toni appunto del nude, un body per insomma andare a nascondere, visto che comunque è proprio trasparente, cioè si vede tutta bucherellata, quindi si vede sotto. Dietro c'è la zip lungo tutta la schiena. Le maniche sono ampie sul finale, molto molto ampie. È una blusa corta, quindi per quello che me la immagino, cioè che secondo me sta meglio con dei jeans, dei pantaloni a vita alta. Davvero bella, mi piace indossata, è la taglia giusta per me. Invece questo prodotto, vi faccio vedere sulla gruccia, questo capo che ho scelto non mi piace per niente. L'ho visto in fotografia, sembrava bello, e visto che ultimamente mi sono fissata con i cappotti lunghi, quasi lunghi fino alla caviglia, appena ho visto questo ho detto no, che bello, lo prendo, e quindi ho ordinato questo che sì, è parecchio lungo, non arriva alla caviglia ma arriva sotto al ginocchio. Insieme al cappotto c'è questa fascia da legare in vita, però il tessuto innanzitutto è super scadente, cioè non tiene per niente caldo, non sembra un cappotto, è semplicemente una stoffa fatta, buttata lì, niente di che. No, non mi piace proprio. Questo l'ho preso in taglia S, come misura mi va anche bene, però non mi piace il materiale, non tiene per niente caldo, non è un cappotto. E poi indossato sembra un accappatoio, non ci sono i bottoni, ci sono giusto delle tasche, però non mi piace proprio questo, lo boccio, e mi dispiace perché su Shein trovo sempre delle cose davvero molto belle, e in questi ultimi mesi sono sempre stata molto contenta perché tutto mi è sempre piaciuto. Questa volta però questo capo lo devo assolutamente bocciare perché no, non ci siamo proprio. E nulla, questi sono i prodotti, i pacchi che ho ricevuto nel mese di febbraio, o perlomeno quelli che ancora mi mancavano da farvi vedere. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questa nuova tipologia di video vi piace, quindi i pacchi del mese. Io vi mando un grandissimo bacione, non grandissimo, un grandissimo bacione, e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!